unica punta di ruolo ed è dunque 4-3-3. Ho l'impressione che i difensori avversari dovranno faticare parecchio oggi. ...5-1, ma con ispirazione offensiva e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. È iniziata la finale della UEFA Champions League. Finalmente si gioca. Sono curioso di vedere come l'hanno preparata i due tecnici. Si sono allenati tutta la stagione in vista di questa sfida. Non possono permettersi. Attenzione, perché c'è la caccia del gol del vantaggio. Questa può essere davvero una buona occasione. 1-0 per la Juve che passa avanti in finale. Questo è un gol fondamentale. Cambiano gli equilibri. Cambiano gli scenari del match. Juve favorita. Ha trovato il gol con una conclusione che è finita in rete dopo aver sbattuto contro la traversa. Qualche centimetro più su e la palla non sarebbe entrata. Vediamo un volto disteso finalmente dopo il gol che sancisce il vantaggio della sua squadra. Si riparte. Con la Juve in vantaggio nel punteggio. Foden, Laporte, Weigl, Gabriel Jesus cercano il buco della difesa avversaria. Può contare sull'aiuto dei compagni. Possono trovare il gol del pari. Attenzione, calcio d'angolo per il Manchester City. Cross verso il centro dell'area. La difesa era meglio e allontana il pallone. Sterling, Fabinho, Bruno Fernandes, Hakimi. Palla interessante dello spazio. Azione interrotta. Golovin. Fabinho. Gran tiro. Facile l'intervento di Ederson. Attacca la Juve. Bianconeri che prova a prendere in mano il pallino del gioco. Ottima lettura difensiva. Foden. Sterling. Fabinho. Ha interrotto un'azione pericolosa qui con questo recupero. Mendy. Isco. Weigl. Mendy. Di nuovo il pallone a Sharawi. A caccia del gol del pari. Non è stato abbastanza freddo qui. Ma non si possono sbagliare gol del genere, Pierre, in una finale della UEFA Champions League. Poi lo stai perdendo e devi recuperare lo svantaggio. Intercettano bene il pallone. Tocco verticale interessante. Pericolo, palla in gioco. C'è campo per la ripartenza. C'è campo per andare. Cross in mezzo. La respinta di pugno. Intervento non semplice qui del difensore. Sterling. Attenzione! Occasione! Golovin. Pallone profondo, pericoloso.
punizione tutto solo. Occasione clamorosa sprecata qui per aumentare il margine e portarsi a più due sugli avversari. Probabilmente avremmo assistito a un'altra partita se avesse segnato. Giochi che restano più che mai aperti. Bruno Fernandes. Hakimi. Bernardeschi. Punta l'area. Hanno metri a disposizione. Hakimi. Golovin. Possesso per il City. Ci saranno da recuperare due minuti. Foden. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Sono a 45 minuti dal trionfo. È iniziata la finale della UEFA Champions League. Finalmente si gioca. Sono curioso di... È iniziata la finale della UEFA Champions League. Finalmente si gioca. Attenzione perché c'è la caccia del gol del vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. Una bella Juve quella vista nel primo tempo, vantaggio meritato per i bianconeri che possono puntare decisi alla Coppa. Laporte. Gabriel Jesus. Alla verticale, attenzione. Cercano di aprire la difesa avversaria. Gabriel Jesus. Prova ad andare. Tiro respinto, allontanano il pericolo. Sané, Fabinho. Pallone interessante. Isco. Si preparano a cambiare qualcosa alla prossima interruzione. Cerca la rete. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Isco. Vada al sodo, spazzano via senza fronzoli per sfuggire al pressing. Sané. C'è il tocco sulla fascia. Sané. È tutto solo. Si porta la più due con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante. Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Il replay ci mostra il gol appena realizzato dalla Juve. Ha rubato il tempo ai difensori avversari. L'hai saccata. L'ha messa dentro, ha sfruttato al meglio l'ottimo cross dall'attaccante che non si è fatto pregare e l'ha messa dentro. Ottimo l'inserimento e la conclusione, niente da fare per il portiere. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Douglas Lewis. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Attenzione a Dybala. Mendy. Occhio al pressing. Può metterla in mezzo. Occhio al tiro. Pericolo, palla in gioco. Allontana Marquinhos. Sané. Ancora un passaggio perfetto. Fabinho. Bernardeschi. Sané. Prova a far partire il tiro. Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pier. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte. Mendy. Mendy. Marquinhos. Weigl.
Si ripartirà col calcio di punizione per il City. La mette al centro. Attento qui il difensore che allontana. Sané, Dybala. Pallone interessante di Dybala. Ottimo il pallone filtrante. Prova la botta. Attenzione! Rete! Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Oggi è davvero implacabile. Sì, palla che tocca la trasforma in oro. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Tecnico che appare visibilmente rilassato a poco campo ora. Risultato che non sembra al momento in discussione. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Weigl, Isco, Mendy, Hakimi, Fabinho, Dybala. Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo, è iniziato il conto alla rovescia, Pier, meno 10 minuti al 90esimo. Bene Matteo, per ora può bastare, grazie ovviamente, richiamaci se ci saranno novità. Ecco il tiro, straordinario intervento del portiere che salva porta e risultato. Hanno rischiato grosso qui, conclusione che sembrava destinata in fondo alla rete. Mandano in campo forze fresche. Un cambio che ci può stare. E il pallone finisce in gol! È un finale dignitoso, in crescita. Diogo Leite. Ancora 5 minuti da giocare. Attento qui, ferma il lancio di Dybala. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Dybala! Strepitoso l'intervento del portiere. Una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Occhio al cross di Dybala. La difesa alla meglio e allontana il pallone. El Shaarawy. Mendy. Isco. Gabriel Jesus. La festa per la conquista della UEFA Champions League da parte dei giocatori bianconeri è riassunta da queste immagini bellissime che raccontano di un gruppo che ce l'ha fatta e ha realizzato il sogno di diventare insieme campioni d'Europa. Un epilogo giunto al termine di un cammino esaltante di competizione. Ed è il loro momento, se lo godano fino in fondo. Guarda come si abbracciano, guarda che sorrisi, meritatissimo, corso insidioso ma alla fine trionfale, bravi. I giocatori sono sul podio e le immagini sono bellissime perché ci raccontano la difficoltà ovviamente nel trattenere l'euforia, l'adrenalina, la commozione, perché vincere la UEFA Champions League è il massimo che possa capitare nella carriera di un calciatore, è un sogno che tutti hanno fin da bambini e che per loro si avvera adesso. Eh sì, sono attimi che ti resteranno impressi sempre nella testa. Successo cercato, voluto, non si sono mai arresi, meno di fronte alle difficoltà. E ora sono lì, a un passo dall'alzare al cielo quella coppa a cui tutti aspirano fin da bambini. Iniziano a dare i primi calci ad un pallone e hanno un obiettivo, quello più alto, quello più grande, quello più prestigioso, quello di questa sera. Il giro di campo con la Coppa è un classico ed è un momento per ringraziare chi ha creduto sempre in questa squadra e le è sempre stato vicino. I tifosi della Juve sono stati, direi, parte integrante della Champions League. Un trionfo costruito certamente sul campo, ma sempre col pubblico pronto a sostenere. La foto di gruppo per i bianconeri, con la coppa da poter postare sui social, è un rituale al quale i giocatori sembrano sottoporsi ovviamente molto volentieri. Una passeggiata per gente che ha appena vinto la... È iniziata la...